wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are gone. All the good times just begun. Buongiorno dall'isola di Ometepe. Abbiamo dormito qui nel parcheggio di questa lingua di sabbia che siamo andati a vedere ieri sera al tramonto. Sere si sta bevendo il caffè e io intanto vado a vedere un po' la spiaggia. È incredibile come questo lago abbia le sembianze di un mare, cioè sembra risvegliarsi in una spiaggia. Andiamo a vedere la lingua di sabbia perché oggi non c'è nessuno, perché è ancora presto, sono le 8. Guardate che spettacolo. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Sono alla punta. Eccola qua. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Stavamo ammirando la mamma con i tre pulcini, sono troppo teneri. Comunque questa notte abbiamo dormito molto bene in questo posto perché c'era un po' d'aria ed è stato molto tranquillo. Oggi la giornata non è bellissima, mi sa che punteremo sul cibo. Infatti torniamo nel ristorantino di ieri perché era veramente buonissimo e poi programmeremo un po' per i prossimi giorni cosa fare qua nell'isola. Siamo fermati perché abbiamo visto un cavallino minuscolo che ha ancora il cordone ombelicale. Adesso sta bevendo il latte dalla mamma. Bello! Oggi facciamo una colazione barra pranzo in un altro posticino perché l'altro è chiuso. Ci hanno portato questo piatto tipico che si mangia sempre per colazione in questo ristorante che si chiama La Toscana, quindi è un ristorante creato da un italiano, anzi no, creato da una nicaragüense aiutata da un signore italiano. Grazie, grazie. Quiere presentarte a Italia perché... No. Aquí está Lolita, la dueña de este restaurante. Un italiano l'ha aiutata ad aprirlo, è molto simpatica. Adesso stiamo un po' parlando, ci sta raccontando, ci ha fatto provare il pesto fatto da loro che ci siamo mangiati col basilico locale. E hace gnocchi, pasta, che hace? Qual è la tua specialità? Pasta. Pomodoro. Pomodoro. Non se esperamos pronto la isla de Ometepe, entonces, ¿sí? Esperamos muchos italianos aquí, ¿sí? Y que vengan a la Toscana, lo invitamos. A la Toscana, venite tutti alla Toscana. Da Lolita. Ragazzi, abbiamo appena visto le scimmie dell'isola di Ometepe. Adesso vediamo se riesco a riprenderle. Guardate, sono lì.
siamo fatti un bel giro dell'isola e adesso abbiamo deciso di fermarci qui sul lato della strada, sulla parte est. Come vedete il lago è veramente vicino, c'è una bella brezza, quindi staremo belli freschi. Ci sono altre macchine dietro di me che stanno passando la domenica. Sere vuole ballare. E noi andiamo a vederci un tramonto però dall'altra parte, qui sulla spiaggetta. Ome Tepe, giornata e tramonto numero 2. E lì si stanno facendo il bagno su questa spiaggia vulcanica. Nirvan è proprio lì nascosto. È il vulcano Concepcion che lì dietro nascosto ha fatto il sombrero anche oggi. Lo vedete questo animaletto qui? Beh, si è appena illuminato, quindi è una lucciola e ce ne sono tantissimi. E ci saranno tantissimi lumini che vagheranno qua per il lago. Infatti anche ieri ne abbiamo viste parecchie, ma in questo punto ce ne sono ancora di più. Soft red lips and gentle tears. You must have been sent just for me. C'è la batteria scarica, Sere, devi ricaricare. Bellissimo! Quante! Buongiorno. Che vista. Siamo proprio vicino al lago e vicino al vulcano. Oggi vi porteremo a conoscere un posto pazzesco perché ci troviamo in questo ostello che in realtà per noi è anche un po' un ecovillaggio e ve lo faremo scoprire perché sono circa 10 ettari di foresta, di giungla, dove Cristiano, che è il proprietario e tra un po' ve lo faremo conoscere, ha costruito delle casette in bambù spettacolari, veramente un'oasi di pace. Noi abbiamo parcheggiato il van giù, Serena ha appena finito di fare una lezione di yoga che è stata fantastica, adesso si sta facendo la doccia. Guardate, tutto immerso nella natura. Ecco qui queste docce realizzate anche con le bottiglie di vino, vino italiano immagino. Qua ci sono nascoste le casette in bambù, sono bellissime. Guardate quest'altra capanna. Questo è il ristorantino, qui c'è la cucina. C'è anche il forno a legna per fare la pizza, fantastico! In pratica è un ostello autosostenuto, ovvero che si produce tutto da sé. L'acqua viene filtrata, l'energia elettrica viene prodotta dai pannelli solari e il cibo viene autoprodotto. Infatti Cristiano ci parlerà proprio di questo tra un po'. Questa è una sala relax con le amache, un tetto verde. La struttura sorge ai piedi del vulcano più basso dell'isola di Ome Tepe e ha un microclima particolare perché c'ha sempre piogge che sono ridotte però in questo periodo dell'anno a causa della stagione secca. Mariposa si chiama questa abitazione. Grazie. Vediamo. Wow, che bella. Tutto realizzato in bambù, la costruzione c'è un po' di legno, tetto naturale in palma. È bellissimo perché è tutto aperto, quindi entra l'aria e si respira questa natura fantastica. Poi qui c'è l'amaca, ecco qua, così ci si può rilassare.
se ci si vuole disintossicare dalla città, questo è il posto adatto veramente, perché sei immerso nella natura, una pace assoluta. E il tetto è fatto così come lo fanno le persone che abitano in quest'isola. Guardate che bello. Io ti lascio qui allora. Il van lo possiamo parcheggiare? Possiamo vendere il van e trasferirci qua. Questo invece è l'orto dove producono le verdure che poi utilizzano per cucinare, perché quasi tutto quello che usano in cucina è prodotto da loro o dalle persone locali dell'isola. Ecco, qui ci sono le piante, c'è il basilico, c'è l'insalata e tante altre. Questi sono i bagni. Eccoli qua, sono bagni organici, o meglio, compost toilet. In pratica, ogni volta che si utilizza, si aggiunge questo materiale che non è altro che il guscio del chicco di riso. E quindi alla fine si ottiene un materiale che si chiama compost. Compost. E che si utilizza? Per coltivare la terra. Ecco come realizzano le case, le strutture qui sull'isola. Con queste canne di bambù, veramente sono enormi, saranno 10 cm di diametro, sono molto rigide. Oggi ci fermiamo qua a mangiare, fanno molte cose che coltivano qui, quindi frutta e verdura è quasi tutta di qua, e riso e altre cose le prendono qua intorno, in zona. Guardate che belli questi bicchieri che sono stati ricavati da bottiglie tagliate. Cosa stai bevendo? Un succo del giorno, sentiamo cos'è. Mandarino. Io ho preso questo fantastico burger di ceci con insalata e pane fatto qui. E io ho preso questo, quindi c'è del riso, un po' di verdura, qua ci sono delle patate, pane fatto qui, una salsina, penso siano fagioli. E poi boh, questa cosa qui che non so cos'è, ma sicuramente è buonissima. Ecco Cristiano, ragazzi, eccolo! Innamorato del Nicaragua allora. Sì, mi piace il Nicaragua, sicuramente è un bel paese dove stare, con i suoi problemi come ovunque. La storia di Zoppilote. E è lunghina, no? Però e noi si stava viaggiando con mio babbo, io facevo l'artigiano veramente in Sud America, poi lui è venuto e alla fine in Colombia lui e mio fratello ci siamo ritrovati a Taganga e si è deciso di comprare un terreno in Centro America con qualche soldo che era rimasto a mio babbo. L'idea era Costa Rica, ci siamo trovati dopo in Costa Rica dopo 6 mesi dopo la Colombia e niente, da Costa Rica era un pochino cara, cioè è tuttora carissima, veramente forse si avvicina molto ai prezzi italiani e quindi niente, noi non c'eravamo abbastanza soldi e tutto il mondo mi diceva perché non vai in Nicaragua, è un paese stabile, ora è cambiato e niente, siamo venuti in Nicaragua ascoltando la gente, effettivamente era molto economico e si è comprato questo pezzo di terra dove siamo ora, dove è nato Zoppilote, quindi c'è un'isola in un lago con una riserva d'acqua dolce impressionante, un sacco di boschi, 2 vulcani e lì si è iniziato con le prime capanne a fare, diciamo, un agriturismo economico. Beh, un agriturismo stile di quelli toscani, con la cucina comunale, ostello ovviamente con camere dove ci va gente mista, più qualche stanza privata e l'idea di fare prodotti, rivendere alla gente e niente, però non si sapeva fare, via, non si conoscevano le piante qua, non si sapeva com'era il clima, non si sapeva niente di questo. Nel 2004 ho fatto questo corso in permacultura, qua vicino tra l'altro, a 2 chilometri. Agricoltura permanente, come dice la stessa parola, e quindi sempre si coltiva qualcosa, non c'è un momento dove non coltivi. E, per dirla con la definizione Bill Mollison, è una scienza di disegno, non è nessuno in permacultura ti insegna come far crescere un pomodoro, come far crescere un cocco o cose così, è una scienza di disegno, ovvero te disegni un sistema che è sostenibile per le generazioni umane, per la tua generazione e le generazioni umane che vengono
successivamente. E permacultura già inizia a fare case di cob, case di mattoni, crudi, e un sacco di giardini ovunque, piantare ovunque. Quindi come fai a fare questo? Cioè, la cosa più importante per me è che ci sia una maestra, e la maestra è la natura. L'osservazione, tremenda aiuta, cioè ti osserva quello che succede nella natura e copia e portalo a casa. Al Zoopilote stiamo proprio copiando la natura in pieno. Ora, nel bosco magari trovi un cacao lì, però magari devi camminare un chilometro per un limone, e magari devi camminare un altro chilometro per un sapote, poi c'è poco sole e quindi i grani non li coltivi, l'orto è un po' difficile. E allora perché noi con la nostra intelligenza, l'umano, con il disegno della permacultura che viene dall'osservazione, non facciamo una famosa food forest, ovvero una foresta commestibile? E nemmeno tanto commestibile riduce un sacco, perché qua al Zoopilote ci mangi dal bosco che ci sa, ma ti ci vesti pure e ci costruisci pure, ci può fare l'olio, ci potresti fare un sacco di cose, materiali di costruzione a non finire perché ci sa il bambù. Fare, diciamo, una foresta utile che a te ti serve. Come? Piantando le cose più interessanti vicino alla casa tua o nei dintorni, quindi lasciando il bosco un po' più lontano, completamente a se stesso, però cercando di fare questa foresta utile. Qua il giro per farvi vedere che è questa foresta commestibile, ossia, o utile, come dico io. E viene Ryan? Hola! Il nostro buonasera. Maestro di yoga! Hello. L'idea sarebbe fare un ambiente che si riproduce solo, ovvero che se noi si sparisse domani, tra 200 anni qua potresti comunque trovare gruppi di frutta e un ambiente solido che si riproduce solo e va avanti solo come in questa foresta commestibile. Questo mango è un esempio di una star di permaculture, perché è, a parte dare mango tutti gli anni e non dando nessuna cura assolutamente, si riproduce solo. Esempio, mango. Wow. Mango grande allà, però è sempre figlio di questo, o figlia. Un altro mango laggiù, un altro mango là. Questo mango qui ha piantato da solo la sua generazione futura. Questa si chiama Coyol. Forse potete vedere i cocchini lassù. Sono dei cocchini piccolini piccolini che fa ripetutamente, cioè fa un sacco di vari cicli tutto l'anno. E questi cocchini qua sono, dentro c'è un piccolo cocco, piccolissimo. Questa cresce naturale qua, omettete, non c'è bisogno di piantarla, non c'è bisogno di dargli acqua, va sola, si autopianta. Ecco, la palma di Coyol si riconosce da queste spine. Sono dei cocchini molto piccoli. Adesso Cristiano ce li apre. Eccolo qua. Ah, wow! Mai visto così piccolino. Questo è il cocchino all'interno e si mangia, va lavato. Ecco, guardate. Questo è il cocco. Il cocchino. Io lo assaggio. Buono. Quindi, se hai già visto il mango, se hai già visto il coyol, la palma è coyol. Qua c'è un arancio. Qua c'è il ground cover del Zoopilote. Non so se li riconoscete. Questo è ginger. Ah. Il ginger ora sta andando a dormire perché viene la stagione secca, anche se non vuole uscire, arrivare. Wow. E qui c'è anche una palma di coyol che mi sono pinto. Ah, questo è zenzero. Questo è zenzero, il ginger. E questa è lo zenzero. Ecco lo zenzero, ragazzi. Vedi, lui ora la pianta sta andando a dormire, vedi, si sta seccando perché pronto viene la stagione secca. E quindi lo zenzero queda sottoterra, quando viene la prima pioggia ributta, e in genere con gli anni si riproduce e è sempre di più e sempre di più. Quindi questo è un perfetto ground cover, ovvero copertura del suolo, perché ti dà da mangiare, non c'è bisogno di dargli acqua. Cugino dello zenzero. La pianta è differente perché c'ha la fogliolona, però si comporta nello stesso modo. Però è tamerick. È curcuma? Come si chiama in italiano? Curcuma. Curcuma, sì, esatto. Sì, sì. Quando viene la prima pioggia, pum, cresce un'altra volta
e tutti gli anni è di più. Chiaramente si raccoglie, però aumenta. Aumenta la quantità ovunque perché si raccoglie meno di quello che cresce. Qui invece c'è una pianta di mandarino e fa questi frutti molto piccolini. Mandarini cinesi. Questa è famiglia del mogani, grandissimo, durissimo, piantato da noi per far legna. Questo è cresciuto solo. Vanno bene. Sono cresciuti insieme. Accanto, eh. Cresciuti accanto. Qua ci si è messo pure una vaniglia. Ah, la vaniglia? Sì. Vedi, questa qui è vaniglia, è la vaina della vaniglia. Ah, questa è vaniglia. Dopo il corso di permacultura e poi con più anni di esperienza si è iniziato a piantare in questo stile. Ora, le critiche che abbiamo ricevuto sono tantissime, perché qualcuno critica che ci sono troppe piante, però per esperienza noi ci fanno tutte le liste degli alberi piantati tutti gli anni e si vede che sopravvivono molto meglio. Qui ci sono due limoni, questo limone qui e questo di là, questo qua e questo qui. Quello che vogliamo fare noi è crescere questi limoni senza dargli troppe attenzioni, perché abbiamo altre cose da fare, e che crescano rapidamente però naturalmente, senza l'uso di fertilizzanti o cose del genere, e quindi si piantano in compagnia di altre piante, un'associazione di piante che per il tropico funziona bene, migliorabile ovviamente, e allo stesso tempo invece che solamente due limoni pianti anche altre cose. Ci mettiamo un banano, famiglia il banano, platano quadrato, quello che è, diciamo, però famiglia il banano, e ci mettiamo un fiore, in questi casi ci sono due, e ci mettiamo un gandul, che sarebbe un fagiolo grande. Ognuno di questi ha una funzione. E iniziamo dal banano. Questo lo puoi tagliare con un colpo di machete. Il banano è veramente con un coltellino. Ci puoi fare un'incisione facilmente. E è fatto di acqua. Completamente fatto di acqua. Quindi, le radici del banano sono molto umide, c'è un ambiente umido, lui prende tutta l'acqua nella stagione della pioggia, la tiene dentro il più possibile, alla fine della stagione secca è ovviamente secchino, però ancora con acqua dentro, e le piante intorno hanno la frescura della radice del banano perché è umida. E quindi, siccome sono alberi, le radici sono molto grosse e forti in comparazione con questa del banano, quindi prendono acqua e umidità dal banano stesso, che non è super contento della cosa, però in genere ce la fa a sopravvivere, e aiutando appunto i nostri due limoni. Il fiore. Il fiore è la security, ovvero la guardia di sicurezza. Quello che protegge i limoni dall'attacco delle formiche che mangiano le foglie, comunissime qua. Inoltre il fiore fa i fiori, attrae i predatori, vespe, api, cose del genere. Il gandul, che è il nostro fagiolo, fagiolone, questi si chiamano nitrogen fixer. Noi stiamo continuando a vedere l'isola di Ometepe, è un'isola bellissima, quasi magica, e adesso abbiamo trovato questo posto, qui in questo prato si vede il tramonto sul lago Nicaragua, e abbiamo posizionato il van qua dietro,